ho ritenuto giusto, ma direi anche un dovere da parte di l'unico esponente siciliano di questo governo di venire a fare una visita all'ospedale dei bambini. E ripeto sempre, non mi stancherò mai di ripeterlo come medico, professore universitario e anche già preside dalla facoltà, che il più grande progresso della medicina del terzo millennio, che ha una deriva tecnologica, economica e finanziaria, è ritornare alla medicina umana. La medicina senza anima non è medicina. E credo che questa visita, che comincia dai soggetti più fragili, che sono i bambini ammalati, vuole dare questo significato a tutti. Certamente il medico deve essere ricco di dottrina, deve essere ricco di sapere, ma deve essere soprattutto persona disponibile a sentire, ascoltare l'ammalato, che deve essere posto al centro della sanità. Problemi di bilancio eccetera sono importanti, ma sono sempre secondari rispetto a quella che oggi, come ieri, Ippocrate chiamava arte medica, arte lunga. Il vostro impegno ha quel valore in più che non può che prescindere da un rapporto anche umano con i bambini, che percepiscono più questo aspetto delle cure che non quello dell'atto medico vero e proprio. Veramente contenta di essere qui, di poter visitare questo ospedale, questa volta da assessore, non da mamma come ho fatto nel passato. Mi sono trovata anche veramente a fruire della vostra professionalità e del vostro impegno. Noi, io per primo, siamo per mantenere una sanità pubblica che non perda di qualità pur nel riassetto dovuto di rimodulazioni, di miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza, dell'appropriatezza. Malgrado questo, dico, noi andiamo incontro a una percepita esigenza di salute sempre crescente da parte dei cittadini.